La croce come reciprocità d'amore è la sintesi, un po' il titolo della riflessione di ieri, della puntata di ieri, su cui oggi vogliamo dire ancora qualcosa. Io credente, che credo che Gesù mi ha salvato, come posso ricambiare, essere reciproco nell'amore a questo grande amore che Dio mi dà? Chiaramente, umanamente parlando, perché l'immensità dell'amore di Dio non può mai trovare una risposta e una reciprocità adeguata da parte dell'uomo, ma umanamente parlando noi possiamo appunto ricambiare al Signore il nostro amore. E ci siamo detti ieri che nel momento in cui io con il mio amore, io con la mia vita cristiana, con la mia carità, con la mia fede, con la mia speranza, io faccio sì che gli altri uomini non, e le altre donne non si perdano e non vengano condannate dal loro peccato, perché li aiuto a vedere la luce di Cristo, gli aiuto a risorgere nel momento della sofferenza e del dolore, ecco che in quel momento io sono reciproco, cioè, sì, fatemi passare questa parola non molto corretta grammaticalmente, ma diciamola tra virgolette, sono reciproco nell'amore di Dio, faccio parte di questa reciprocità dell'amore quando io mi lascio crocifiggere come Cristo. Ecco come avviene la reciprocità dell'amore. Lasciarmi crocifiggere come Cristo, che non vuol dire essere messo in croce, ma essere messo in croce, direi metaforicamente, morire a me stesso, crocifiggere i miei peccati, le mie ambizioni umane, i miei egoismi, il mio individualismo. Quando io mi lascio crocifiggere con Cristo, quando l'amore che io ricevo da Cristo lo dono, quando io creo e dono attimi di resurrezione ai crocifissi del nostro tempo, ecco che io vivo questa reciprocità d'amore con il Signore. Zaccaria, il profeta, non a caso ha profetizzato: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E oggi più che mai, nel momento del dolore e della sofferenza, e ve n'è tanto nel mondo e nella nostra vita, noi dobbiamo guardare a colui che hanno trafitto, perché colui che hanno trafitto è l'amore, colui che hanno trafitto è la vita, colui che hanno trafitto è la risurrezione e la speranza, e non è la disperazione. È vita, è amore, è speranza e risurrezione per ogni donna e per ogni uomo che sono inchiodati alle proprie croci, alle proprie sofferenze, alle proprie malattie e ai propri dolori. Guardare la croce, guardare a colui che hanno trafitto. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.